Pescara a Olbia senza Mirko Drudi. Scontata la squalifica, il difensore ha avuto una sindrome influenzale in settimana, è recuperato ma non al 100% e dunque resta in Abruzzo per prepararsi in vista della gara di martedì col Cesena. Ancora assente Diambò, mentre Memushai torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. Dunque problemi a centrocampo, ieri Pompetti ha lavorato a parte e sul giovane centrocampista Auteri fa sapere. Ho detto Pompetti per alcune problematiche. È impossibilitato a fare 3 partite in 7 giorni, per cui bisogna fare delle scelte, punto. Questo è l'assunto sicuro, certo. Diambò non c'è, Memushai a rientro. Auteri non cambierà il modulo con cui la squadra sembra aver trovato equilibrio e stabilità. Nzita sembra il favorito per il ruolo in mediana. Ma lui intanto è entrato bene in queste partite ogni volta che è entrato. Quello è un ruolo che puoi interpretare. Io l'ho stabilito tenendo conto di tante cose. Ma poi parlando con lui mi ha detto che lui nelle giovanili quel ruolo l'ha fatto, meno responsabilità difensive sicuramente, ma è un giocatore che può interpretare quel ruolo, quindi è uno di quei giocatori che potrebbe. Da non scartare l'ipotesi Clemenza. Clemenza è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo, perché? Perché non toglie niente al proprio potenziale offensivo, alle qualità migliori che ha, ma è un giocatore che ha quantità, che corre, che viene sotto palla, perché è importante in quel ruolo venire sotto palla. Davanti a Sorrentino, Zappella, Iannes, Ingrosso e Veroli, trio mediano completato da Derisio e Pontisso, davanti Ferrari, Rauti e Clemenza, se quest'ultimo non dovesse essere spostato in mediana. Occhio comunque in ottica turnover a Cernigoi e Dursi, cui in qualche modo farà ricorso Auteri, che lascia Pescara a disposizione della Primavera, Blanuta, Chiarella e delle Monache. Olbia col 3-4-1-2, in avanti il temibile tridente, Biancu, Ragazzu, Udo, un avversario rinvigorito dall'inaspettato blitz di Modena e che Auteri presenta in questo modo. È un'ottima squadra l'Olbia, come tante altre in questo girone, con un potenziale offensivo importante, anche con un atteggiamento tattico importante, perché comunque accettano il confronto, perché comunque 3 giocatori in grado di ripartire, che partecipano poco alla fase difensiva, loro li mantengono sempre, gente che non dà punti di riferimento, tutte e tre, gente che ha gamba, molto brava nello spazio, quindi noi dovremmo essere molto bravi e molto attenti a imporre gioco e criteri e a evitare di esporci. Sono tutti a 8 giornate dalla fine, se vogliamo raggiungere obiettivi che per noi sono quelli di migliorare la posizione, non ci sono alternative alla vittoria, se no di che parliamo? Pura teoria, occorre vincere. Occorre farlo bene, occorre fare partite importanti. Poi non è che finiranno queste 3, io mi auguro di fare risultato pieno, ma poi ce ne saranno altre 5, per cui se vogliamo il succo è questo, inseguire obiettivi migliorativi rispetto alla posizione in classifica che abbiamo, dobbiamo vincere.